angeli in pietra che sono in mostra, e due angeli provenienti da un altare del Duomo ormai non più esistente, e si trovano in comodato temporaneo dal 1864 presso il castello Sforzesco, e quindi è volendoli presentare in questa occasione, si è sentita la necessità di spolverarli un poco, almeno per farne riemergere la bellezza originaria. È intuitiva la bellezza originaria, perché il nostro stile di restauro oggi è diverso da quella decisione sulla quale ritorneremo per il Duomo, che risale al XVII secolo e al XVIII secolo, quando si è deciso di conservare il Duomo, ma una conservazione viva, senza necrofilia. Un Duomo che è ancora oggi vivo, ha i suoi vantaggi, anche se dal punto di vista dei criteri del restauro contemporaneo magari non sempre riusciamo ad andare pienamente d'accordo con i nostri sovrintendenti, perché l'idea del restauro oggi è di conservare tutto quello che c'è già, ma di non aggiungere nulla. E se il Duomo non avesse avuto invece un restauro conservativo vivo, di risurrezione, cosa avremmo oggi invece del Duomo? Allora, alla dottoressa Valentina Sidoti, responsabile del progetto Arte in Borsa Italiana, la parola per questo prestito che per noi è davvero molto bello e importante. Chi l'ha già visto in situ nella nostra mostra lo può vedere coi suoi occhi, tutti gli altri lo constateranno passando davanti a questi due angeli. Grazie Monsignore, e grazie alla Veneranda per l'opportunità che ci avete offerto nel chiamarci a sostenere questa mostra e questo restauro. Lo scorso anno, circa proprio un anno fa, eravamo qui, sempre come Borsa Italiana, per sostenere un'altra iniziativa molto importante, che ci è molto cara, per il restauro del bozzetto di Fontana sulla quinta porta del Duomo. Queste iniziative di borsa testimoniano il nostro interesse e la nostra attività nel sostegno in generale del patrimonio artistico italiano attraverso una serie di progetti, uno dei quali è proprio dedicato al restauro, quindi è estremamente legato a questa iniziativa. Cerchiamo di sollecitare la cultura del mecenatismo presso il network della comunità finanziaria che ruota intorno a Borsa Italiana, quindi l'insieme delle società e degli investitori e degli operatori che appunto ruotano intorno ai mercati finanziari italiani, cercando di reperire risorse per il restauro di opere d'arte che provengono da musei importanti, musei statali italiani situati in varie regioni, che magari non hanno sempre delle opportunità per il restauro e che molto spesso lasciano nei depositi delle opere d'arte molto molto importanti. Noi cerchiamo appunto di coinvolgere anche gli imprenditori delle regioni, proprio dei territori intorno a questi musei, e di rivitalizzare, dare proprio nuova vita ad opere d'arte, ma nello stesso tempo di anche valorizzarli. Abbiamo creato in borsa questa piccola galleria d'arte che si chiama BIG, Borsa Italiana Gallery. Questa galleria un anno fa ha ospitato appunto la porta, il gesso della porta restaurata e ricomposta. Quest'anno speriamo, ci auguriamo di poter ospitare gli angeli non appena saranno ovviamente restaurati e anche soprattutto alla fine della mostra, e sarà ovviamente un piacere e un onore organizzare un nuovo momento di incontro attraverso questo piccolo pop-up museum che appunto dà nuova vita, nuova visibilità a musei e opere d'arte che
magari non sarebbero visitati, non sarebbero così visibili a un pubblico davvero internazionale, che è il nostro pubblico, e che invece noi cerchiamo di sollecitare attraverso continue esposizioni e attraverso un lavoro che vede Borsa non solo come un luogo di business per tutti coloro che ovviamente accogliamo tutti i giorni, ma anche un luogo di riflessione, di pensiero al nostro passato, al nostro grandissimo patrimonio artistico, che è poi il DNA anche del Made in Italy, che ci viene riconosciuto in tutto il mondo attraverso la nostra imprenditoria e l'eccellenza che noi portiamo ed esportiamo in tutto il mondo. Quindi questo è un po' per spiegare perché siamo qui, ma ringrazio ancora moltissimo di averci coinvolti, di averci invitati, e speriamo ovviamente che questa collaborazione possa anche durare nel tempo.